Buonasera ragazzi, buonasera, benvenuti in questo nuovo fantasticissimo quarto episodio del walkthrough di Shadowkeep. Nello scorso episodio ragazzi è successo di tutto, abbiamo formulato la magic teoria secondo il quale Eris sia ossessionata da questa nave piramidale e che i fantasmi che a quanto pare la tormentano non siano altri che i suoi compagni passati che vogliono semplicemente salvarla dal pericolo che potrebbe trovare appunto in questa nave. E in questo episodio dovremmo andare a uccidere gli ultimi tre incubi che ci servono per andare poi a forgiare l'armatura del sogno onirico, come pare si chiami, e in tal modo poter entrare all'interno della piramide, appunto della nave piramidale che sta all'interno della Fortezza Scarlatta. Detto questo, io direi che abbiamo droppato un'essenza del fallimento. Che cacchio è? Buono, un po' triste, quindi starto la missione, ciao. Ok, andiamo a uscire con questo Skolas. Ah, bella. Non l'avevo colta la faccenda. Siamo tutti consumati dalle cose che ci logorano. Per Skolas era la sua arroganza. Cercò di controllare tutti i casati dei caduti. E sotto la sua incauta guida, molti di essi scomparvero. La memoria di Skolas serve a ricordare tutte le vite perse per il capriccio di un solo Kel. Per quanto la piramide colpisca con durezza, noi non vacilleremo. Ok, per chi non avesse giocato ad Destiny, quindi non sapesse chi è Skolas, facciamo un breve riassunto del Cazzato dei Lupi, per l'espansione in cui è stato aggiunto Skolas, in cui l'abbiamo incontrato per la prima volta. Skolas era un Kel dei caduti, che secondo una profezia si credeva il Kel dei Kel, ovvero il Kel che avrebbe unificato tutti i caduti e avrebbe portato, diciamo, alla grandezza appunto i caduti. Tuttavia, come ha detto Eris, la sua arroganza l'ha portato a morire essenzialmente, perché gli abbiamo aperto il culo malamente e l'abbiamo consegnato a Marasov. Tra l'altro quella è stata anche una delle prime espansioni in cui abbiamo ha avuto un contatto, diciamo, pacifico con Marasov e Uldren. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, questa è la location di un famoso assalto di Destiny 1 di cui non mi ricordo il nome, ma che è la daga tante volte. Che no, non è la daga questa. Di che è la daga? È quella, no. La daga era sulla luna, ma non era qua. Era una sala veramente bellica. E quello infatti è scuola. Ah, era quello. Era quello del Kel. Ah, quello era di quello dell'Arconte. Ho capito qual è, quello. Ah, ho sbloccato anch'io il l'artefatto intanto. Poi andiamo anche a guardare insieme. Nel frattempo facciamo un po' di male a scuola. Quanto è un pistola c'è la zio? Niente, Skolas Kel dei Kel è un po' morto, raga. Essenza dell'orgoglio. Eris, il nostro ultimo incubo era Skolas. Ce ne siamo sbarazzati. Vieni da me quando sei pronto. Ok, questo invece penso fosse un incubo riguardante il nostro passato, invece che quello di Eris. Bene o male, tutti quelli che andremo a incontrare in questo episodio saranno incubi appunto del nostro passato, non di quello di Eris. Ok, ne approfittiamo per guardare il manufatto stagionale che abbiamo appena sbloccato. Allora, intanto abbiamo quattro colonne di perk sbloccabili. E la prima colonna è questa qua, e abbiamo 5 perk. Questo costo di energia, non ho idea di come funzioni. Penso che costo di energia dovrebbe essere in relazione, se non sbaglio, alle armature. Le armature sono più prodigiate, sono più energia hanno. E non so se sia un perk che si può mettere sulle armature, ma non penso. Nel frattempo abbiamo uno sblocco, comunque possiamo sbloccare uno di questi 5 perk. Che al momento questi perk sono abbastanza inutili, quindi mi prenderò questo qua, che mi dà materiale della destinazione quando sconfiggo gli Hobgoblin. Alla fine sono tutti riguardanti materiali o lumen al momento. Allora, in pratica tutto il discorso dei drop riguardanti appunto la luna è incentrato su queste essenze, da quello che ho capito. Questa qua è l'essenza del fallimento che ho droppato, che abbiamo droppato uccidendo un boss mentre andavamo a fare la missione, e ci darà l'automatico. Mentre quella che abbiamo fatto facendo questa missione era l'essenza dell'orgoglio, per appunto prendere il casco dell'onirica sventura. Andiamo a fare gli altri due incubi e vediamo cos'altro ci viene dato.
Ovviamente una volta droppati dobbiamo comunque completarli a mo' di catalizzatore, diciamo. Anni fa, Tanix fece a pezzi l'avanguardia per una semplice taglia. Andalbrask fu ucciso a sangue freddo e l'avanguardia dei cacciatori restò senza guida. Tanix sarebbe poi morto per opera di Cade Sane. Ma le ferite che inflisse ai guardiani non si sarebbero mai rimarginate. Ancora una volta, la piramide vuole sfruttare il nostro dolore, ma noi non Ma non parla soccomberemo. nessuno. Andiamo a uccidere Tanix, l'incubo di Tanix il perverso, raga, che è anche appunto come ha detto Eris, è colui che ha ucciso Andalbrask, ovvero la vecchia avanguardia dei cacciatori, nonché mentore di Cade, che appunto alla fine si è andato a vendicare. A me Aris non ha detto nulla, non vale. È l'incubo di Tanix. Eliminiamolo. Che brutto. Tanks, il suo cannone. Signor fantasma. Fantasma! Possiamo picchiare? Ora lo posso Sì, picchialo, picchialo. E anche Tanix lo salutiamo. Essenza della solitudine. è anche Tanix si è Tanix. difeso bene, ma noi abbiamo avuto la meglio, Eris. Bene. Ad ogni vittoria ci avviciniamo sempre più alla piramide. Sono sti fantasmi che urlano cose triste in giro per la luna. Ok, andiamo a fare anche quest'ultimo incubo. Fogot. Il Fagot, desiderio di distruzione giustamente. della stirpe di Crota non conosceva limiti. Perciò fu creato Fogot l'Indomito, per diffondere il male in ogni dove. Se avesse avuto successo, oggi non saremmo qui. Fogot è l'incarnazione della paura. Non è un caso che sia l'incubo scelto dalla piramide. Non sarà un caso quando quest'incubo giacerà morto ai tuoi piedi. Fagot, anche questo protagonista di un assalto famosissimo di Destiny 1. E Vabbè, penso questi che però sono l'ambientazione sia. bossettini, cioè. Sì, beh, non sono chissà che bossoni. Forse tutti quelli grossi, tipo Gaul, Crota e il fanatico, ce li terranno forse per l'ultima missione. Allora, non vorrei sparare una cagata, ma mi sembra che l'ambientazione di Fagot sia la stessa. Ho sbloccato una modifica mossa finale salutare, che suppongo mi dia la salute quando faccio la finisher. Immagino di sì. E già comunque Ah, ok. inizia ad avere un minimo di utilità. Eh sì, l'ambientazione, raga, è la stessa identica dell'assalto. Che bello. Ci ha spaventato prima. Questa Da era ora. bella. Porca miseria, ho rischiato il suicidio. Amica, il cane era tosto da fare, quello di solito. No, eravamo noi delle pippe diverse. Anche. E poi era una sega immonda perché praticamente spawnavano di continuo schiavi e qua sopra comparivano dei cavalieri che ti sparavano i raggi, quelli pesanti dei cavalieri appunto, mentre gli schiavi ti rincorrevano. E quindi tu non sapevi come fare per respirare. Più o meno come sto facendo io al momento, però vedo per colpa del raffreddore. Ma sciolto. Ti prego, lascialo one shot, voglio fargli la finisher. Fermo, fermo. Tanto da Dimmi che gliela posso fare, ti prego. No, cazzo! Ah! fare. Devo morire, ammazza. I'm super powerful. L'incubo di Fogot è svanito, Eris. E noi siamo sempre più forti. Ok, ultimo incubo fatto, adesso ci vediamo tra un po' quando avremo finito di completare tutte le essenze. Vabbè, abbiamo finito anche queste tre essenze, andiamo a riscattare i nostri pezzi di armatura. Perché
Abbiamo corpo, abbiamo braccia, abbiamo casco, che però mi ha droppato abbastanza bassi in realtà come armature. No, non c'è spazio per le braccia. E li avrei anche tutte le armature, se non fosse che ho smontato per sbaglio le gambe, quindi adesso me le devo riprendere. Tra tutte le cose che mi tormentano, l'esitazione non è tra queste. Il nostro mondo è collassato in agonia sotto il peso di queste piramidi. Cosa ci aspetta ora? Sempre lo stesso? Non importa. Dobbiamo sapere. L'ignoto può essere una sirena che ci attrae e ci divora tutti interi. Ti prego, non devi farti consumare per nessun motivo. Ok ragazzi, la piramide attende, penso che la prossima sarà la penultima, se non l'ultima missione. E vorrei farvi notare che intorno a Ares si sono radunati 5 fantasmi. E che quindi diciamo che la sua squadra è al completo. Va bene ragazzi, quindi io direi che per questo episodio può essere tutto. Nel prossimo episodio finalmente ci addentreremo nella piramide. Detto questo, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividete il video di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è tra le stime. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo con la sottoscrizione anche da bellissimo. Fantastico sito, e detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, e la tua luce.